Faccio una presentazione. Sì. Ciao, mi chiamo Francesca, ho 26 anni, sono nata a Verona e abito a Verona. Studio storia dell'arte all'università qui a Verona e mi manca solo la tesi. E la mia disabilità è che sono nana e sono alta 1 metro. E il mondo esterno è progettato invece per persone alte almeno 1,60 m, 1,70 m. Quindi questa è la mia difficoltà maggiore. Sì, uno degli espedienti che sono riuscita a trovare è quello di scrivere con il quaderno capovolto. Perché ho le braccia molto piccole, molto corte, e quindi in prima elementare non riuscivo ad arrivare dall'altra parte del quaderno per scrivere. E quindi ho cominciato a girarlo una, due, tre volte, copiavo quello che c'era alla lavagna, le prime volte sbagliavo, ma scrivevo così. Dopo, una volta scritto, continuavo a rigirare il quaderno nella direzione corretta e da un certo punto in poi ho smesso di girare il quaderno ogni volta e la scrittura ruotata di 180 gradi praticamente è diventata la mia scrittura normale. Questa è un'attitudine mentale che ho acquisito nel corso del tempo per cercare di risolvere problemi di piccolo conto. Il segreto è sempre quello di cercare di aggirare gli ostacoli, di cambiare il punto di vista per riuscire a risolvere i problemi. Questi ostacoli molto spesso sono fittizi. Cioè non sono reali, ma sono problemi che la società ci impone. Per me la normalità è un concetto banale, nel senso che è fare le cose che fanno tutti gli altri ragazzi della mia età. Mi sono sempre sentita normale durante l'infanzia, quando andavo a scuola, ho sempre avuto molti amici, i compagni non mi vedevano diversa e secondo me il segreto è quello di non sentirsi diversi e il successo per me è quello di riuscire ad accettare i propri limiti, gli ostacoli che la vita ci pone davanti. L'importante è farsene una ragione, essere consapevoli e agire di conseguenza. Molto spesso gli ostacoli si risolvono. Sì, è un approccio positivo e attivo alla vita. E non aspettare che l'aiuto venga dalle altre persone, e questo aiuto molto spesso è appunto compassionevole. E cioè, io, in base alle mie possibilità, so quello che posso fare, so quello che posso dare alle altre persone, e le persone sanno che cosa possono ricevere da me.